sono i nemici dei nostri talenti. Il primo è l'egoismo. Se i tuoi talenti finisci per metterli al servizio di qualcosa che è solo individuale, che fa bene solo a te, che non si preoccupa degli altri, finisci per limitare la bellezza dei tuoi talenti, perché i talenti sono sempre al servizio degli altri. Quindi i talenti non possono essere macchiati dall'egoismo, che è qualcosa invece di basso, qualcosa di estremamente terreno. Secondo nemico del talento è il senso di colpa. Poiché devi trasformare i tuoi talenti da talenti grezzi a talenti raffinati, dovrai necessariamente dedicare del tempo a questi talenti, dovrai prenderti cura dei tuoi talenti, e questo significa togliere del tempo a qualcos'altro o a qualcun altro, e per questo potresti avvertire un senso di colpa. Terzo nemico del talento è il giudizio. Non tanto il giudizio degli altri, ma il giudizio che tu hai nei confronti di te stesso, il giudizio che tu esprimi quando sei nei tuoi talenti. Questo giudizio soffoca i tuoi talenti. Invece i talenti hanno bisogno di un ambiente sano, di un ambiente che accoglie per poter crescere, per poter fiorire, come una pianta. Qual è l'antidoto che supera questi nemici? La vocazione. Nel momento in cui riesci ad allineare i tuoi talenti alla tua vocazione, ecco che egoismo, senso di colpa e giudizio vengono letteralmente superati, perché la vocazione è troppo grande, è un perché troppo grande.